Io non esagero, mai esagerato. Ti ho detto sempre la verità. Fiorello Salvatore, imputato perché in luogo pubblico, mostrando le nudità, compiva atti osceni. Signorello, questo è il suo processo, deve stare a sentire. Sì, la sento. Per aver offeso l'onore e il prestigio dei carabinieri, pronunciando a loro indirizzo le parole: siete dei mostri, la notte vi comportate da maschi e ci scopate, e di giorno andate a guardarci, al contempo masturbandosi e pronunciando l'espressione: guardate ciò che non potete farmi, e cioè scopare. Questo è quanto risulta dagli atti. Signorello, che mi dice? Cominciamo dal primo fatto, cioè gli atti osceni. Allora, io stavo chiedendo un passaggio, erano le 5:15 così, le 5:20. Stava chiedendo un passaggio? Sì. Stavo andando a casa a quell'ora. Si sono fermati questi due, mi hanno detto: come stai sotto? Erano in divisa? Sì, tutti e due, mi hanno detto: come stai sotto? Perché stavo con la pelliccia chiusa. E io ho detto così. No, mi fa una cortesia. Allora, mi fa una cortesia. Vabbè, mi scusi, Signorello. No, lei sta con la pelliccia chiusa, non aggrava la sua posizione. Mi scusi, non l'ho fatto. Ecco, non commette altri reati. Allora. Beh, comunque mi sono aperta. Sì. Allora loro mi hanno provocato. Hanno detto: ah, stai così, allora sali in macchina. Facciamo entrare il carabiniere Corso Marco. Buongiorno, cappello. Corso, mi racconta com'è andato questo fatto? Allora, intorno 4:30, 5:90, non mi ricordo più bene, dico al collega: vediamo cosa sta facendo suo signore. Allora, andandoci alle spalle, lei così che si toccava, si faceva, si diceva. Detto: arriviamo, questo come arriviamo noi, subito si chiude. Detto: buongiorno, scusi, ma lei cosa sta facendo? Dice: mi stavo aggiustando le mutande. Detto: venga con noi in caserma. Dice: ma io non ho fatto niente di qua, di là. La volante si è avvicinata al signorello completamente di spalle. Quindi è una valutazione, una supposizione dell'agente operante, che ha ritenuto che in quel momento il signorello stesse compiendo un atto osceno. Sono salito in macchina, non quello che guidava l'altro. Si è abbassato i pantaloni e mi è uscito fuori. E che voleva fare? Che ha detto? Mi ha detto: guarda quanto ce l'ho grosso. Allora io l'ho attaccato. Gli ho detto: un sacco di... c'ho sempre di meglio. Mi sono innervosita. Poi? Insistevano. Quando hanno visto che io niente... Chi insistevano? Tutte e due. Pure quello che se guidava. Se ci fai qualcosa ti lasciamo stare. Ah, parole. Sì. Se no ti portiamo dentro, ti vediamo per mesi. Signorello, sta pelliccia si apre con troppa facilità. La chiuda, la pelliccia, la chiuda. E lei che cosa ha detto? Io gli ho detto: mi potete dare l'ergastolo, non mi faccio niente. Ergastolo. Il signorello ha detto che quando è stato fatto accomodare nella vettura, lei si sarebbe tirato fuori il pene e lo avrebbe mostrato al signorello dicendo, sì, dicendo al signorello di constatare le dimensioni. E che quindi tutti e due voi dicevate: ti lasciamo andare, ti lasciamo libero se tu ci fai qualche cosa. Sì. È vero questa, sono vere queste circostanze? Non ho fatto il giudice. Signorello, lei non ha un buon rapporto con i carabinieri, a quello che mi sembra sempre di capire. Sempre per questo motivo vengo qui. Tutte le quattro volte che sono venuta, sempre per questo motivo. Quando mi dicono: se mi fai qualcosa ti lascio stare, lì non ci capisco più niente. Perché io sono molto orgogliosa. Ecco. Anche se vado con tutti non fa niente, sono affari miei. Ma i ricatti non l'ho mai sopportati. È vero che quando l'hanno fatta accomodare nella camera di sicurezza ha cominciato a urlare e a sfregare i polsi contro le infrastrutture del letto? Sì, perché io dentro non ci voglio stare, non ho mai fatto niente di male. Non ho mai rubato, non ho mai fatto niente dentro, io non ci voglio stare. Ma vi avrebbe oltraggiato con queste espressioni, dicendo che voi siamo di notte, mostri, siete mostri, di notte vi andiamo scopate, a scopare, poi di giorno invece guardiamo a destra, a sinistra. Quando sono arrivata lì, il maresciallo mi ha preso in giro. E mi ha detto: questo qua, vedi, non te lo do perché mi fai schifo, mi ha detto. Il maresciallo chi sarebbe? Il carabiniere che l'ha portata qui no, oggi? No, quello vecchio là. Come? Quello con i baffi. Brigadiere, dice il signorello che lei si sarebbe toccato gli organi genitali e rivolto a lui gli avrebbe detto: tanto questo non te lo do, io questo non te lo do. È vera la circostanza o no? Ritengo calunniose le frasi dette dall'imputato. Io mentre stavo stilando gli atti sentivo l'imputato che
proferiva delle frasi oltraggiose nei confronti nostri. Sì. Mi sono affacciato fuori dalla porta dell'ufficio e ho visto che stava con le gambe in aria e con le mani che si toccava di sotto. Ed è vero che hai iniziato a masturbarsi? Mi sono aperta così, ma non ho fatto niente. Non mi sono masturbata, che sono pazza, mica sei esaurita, sa? Il pubblico ministero e difesa hanno qualcosa da osservare? Il pubblico ministero chiede la pena di 6 mesi di reclusione. Non la difesa. Io ritengo che nel caso di specie il signorello debba andare assolto quantomeno per insufficienza di prove. In nome del popolo italiano, il pretore di Roma dichiara il signorello Salvatore colpevole dei reati contestati in udienza, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena complessiva di 4 mesi e 5 giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Concede al signorello la libertà provvisoria e ne ordina l'immediata liberazione se non detenuto per altro.